Buongiorno a tutti, io sono Cristina, siamo all'Atelier dei Sapori e oggi prepariamo insieme i nidi di sogliole con le punte di asparagi. Gli ingredienti sono naturalmente gli asparagi, i filetti di sogliola, pan grattato, prezzemolo, caprino, un rosso d'uovo, del burro, del timo, sale e pepe. Per prima cosa preparo gli asparagi, taglio le punte e le metto a cuocere a vapore per pochi minuti. Taglio i gambi rimasti con una mandolina a fettine molto molto sottili. Metto un pochino di burro in un padellino e faccio cuocere gli asparagi che ho precedentemente tagliato a rondelle. Aggiungo un pizzico di sale, un filo di pepe e porto a cottura. Mischiamo il caprino con il rosso dell'uovo, aggiungiamo sale e pepe. Quando gli asparagi sono pronti, li frulliamo insieme al prezzemolo. Aggiungo il composto ottenuto alla crema di caprino e uovo. Rivestiamo una placca con un foglio di carta da forno e appoggiamo al centro il nostro cappapasta. Lo ungiamo con del burro e poi andiamo a rivestire le pareti con i filetti di sogliola, formando una specie di nido. Mettiamo il ripieno che abbiamo preparato e poi trasferiamo tutto in forno per una decina di minuti. A metà cottura estraggo il nido dal forno e lo ungo leggermente col burro e aggiungo alcune foglioline di timo. Dopo averlo tolto dal forno, che era a 180 gradi, lo appoggio sul mio piatto da portata. Decoriamo con le punte degli asparagi e il piatto è pronto.